Telespettatori italiani, buongiorno. Sono le 2:00 a Varsavia quando comincia questo Italia-Polonia che rappresenta ancora un esame per la nostra rappresentativa nazionale, per la quale davvero gli esami non finiscono mai. La Polonia getta in questa partita le sue ultime speranze di qualificazione, cioè di annullare nelle due partite che restano il punto di svantaggio che conta dall'Olanda dopo la partita di Amsterdam. Per la Polonia si tratta di vincere e di vincere anche sostanziosamente oggi per la vicenda della differenza gol. Per l'Italia, che è fuori, secondo la logica, dalla finale del campionato d'Europa per nazioni, fuori secondo la logica, anche se la matematica ci dà ancora un filo di speranza, per l'Italia si tratta di giocare con dignità, di trovare un linguaggio nuovo, di vedere quale può essere la strada per ricostruire quello che è crollato dopo Stoccarda e che è rimasto per noi in Messico. Le formazioni: l'Italia gioca alla destra dei nostri teleschermi, la formazione è quella annunciata, e cioè Zoff, Gentile, Rocca, Cucureddu, Bellugi, Facchetti, Causio, Benetti, Anastasi, Antognoni, Pulici. In panchina ci sono Castellini con il numero 12, Roggi con il numero 13, Zaccarelli con il numero 14, Savoldi con il numero 15 e Bettega con il numero 16. La squadra polacca, che ha iniziato come previsto ad attaccare, gioca anch'essa nella formazione annunciata con le sostituzioni previste dopo la partita di Olanda, e cioè il portiere Tomaszewski, i terzini d'ala sono Szymanowski e Wawrowski, Smuda è lo stopper, Ostafinski il libero. A centrocampo ci sono i centrocampisti Kasperczak numero 8, Deina numero 9, Bula numero 6. Le tre punte sono Lato numero 7, Deina numero Jarmak numero 10 e Gadocha numero 11. Allarme rientrato anche per Gadocha, che questa mattina sembrava non dovesse essere della partita e quindi sostituito da Mark. Mark si è in panchina con gli altri, con le altre riserve polacche. La partita è diretta da una terna arbitrale austriaca, l'arbitro si chiama Schiller. Stiamo giocando il terzo minuto del primo tempo, il terzino Wawrowski ha ricevuto questo pallone che crossa, la palla è schiaffeggiata da Zoff e poi deviata in calcio d'angolo. Si tratta del primo calcio d'angolo della partita, è in favore della Polonia. Il cross di Wawrowski è stato deviato oltre il fondo, era assai insidioso a spiovere, è stato deviato oltre il fondo da Zoff. È il quarto minuto quando Gadocha batte il tiro dalla bandierina. Rasoterra, Cucureddu in scivolata, devia in calcio d'angolo prima che la palla possa interessare lo specchio della porta di Zoff. Secondo calcio d'angolo consecutivo quindi in favore della Polonia. Si gioca a Varsavia, lo stadio, questo splendido impianto, è pieno di 100.000 spettatori, 3.000 sono italiani. Ripete il tiro dalla bandierina Gadocha, ancora Rasoterra, ancora fermato da Cucureddu, questa volta interviene Jarmak e mette egli in fallo di fondo, quindi la rimessa in gioco è per la squadra italiana. Dal nostro capitano Facchetti ad Anastasi, che è arretrato, Rocca, indietro la palla a Facchetti, studia la situazione Facchetti e poi lancia teso verso Pulici, che indietro mette verso Anastasi, scatta Anastasi, fermato, va a terra, mentre si pronuncia con Bula l'attacco italiano. Colpo di testa di Bellugi, recupera ancora Jarmak, Jarmak tiro e la palla va fuori di un soffio dopo che Kasperczak si era liberato bene al limite della nostra area di rigore. Ecco, rivediamo l'azione: Jarmak, Kasperczak che si libera bene, fa partire un tiro sull'uscita di Zoff mettendo a lato. Questa azione è la prima palla gol per la Polonia al quinto minuto del primo tempo. Riceve Anastasi, il rilancio della nostra difesa, Rocca attaccato da lato, perde la palla,
Lato commette fallo ai danni di Rocca, calcio di punizione in favore della squadra italiana. Batte la punizione Facchetti, piove la palla nella zona di Pulici, Szymanowski ha rinviato, Masmuda gli ha affidato indietro un pallone difficilissimo, lo manovra Pulici, interviene Szymanowski mettendo a terra la nostra ala, calcio di punizione in favore dell'Italia. Giochiamo da 6 minuti, il punteggio è 0-0. È Causio incaricato del tiro di punizione, è una specie di corner più basso, esce senza difficoltà Tomaszewski, para in presa, rinvia ed è in azione Wawrowski. Nessuno lo contrasta, Wawrowski è giunto nella nostra tre quarti campo, devia leggermente Cucureddu il suo cross e lo ferma Benetti. Ha scambiato Benetti con Causio, ma fra i due poi si intromette bene Kasperczak e l'altro terzino Szymanowski attacca controllato da Anastasi. Ha scambiato con Deina, il cross di Szymanowski è deviato in palo laterale da Anastasi all'altezza della nostra area di rigore. Rimette in gioco Szymanowski, oggi capitano. Kasperczak. Benetti commette fallo su Szymanowski, c'è un calcio di punizione contro di noi dal limite della nostra area, da posizione piuttosto laterale come vedete. Sta per batterlo Kasperczak, tocca rasoterra Szymanowski, tiro di Szymanowski, Antonioni di testa fuori area, poi ancora Antonioni, poi Benetti che allontana. Causio è autore di questa azione sulla destra, si è liberato bene Causio, cross in area, era fuori gioco Pulici. Vedete, Anastasi era alla sinistra, Pulici al centro del nostro schieramento ed era in fuori gioco. Battuta la punizione da Ostafinski, poi Szmuda, Bula. Bula e Kasperczak. Questi è Kasperczak. Aveva toccato anche Wawrowski che gioca in posizione. Ecco adesso Deina, suggerimento verso lato. Antonioni, Gadocha. Gadocha va a terra, ma l'intervento di Gentile è ritenuto regolare dall'arbitro. Allontana ancora Causio in posizione molto arretrata. Wawrowski fa giungere un pallone in area. Colpo di testa di Bellugi che è saltato più alto di Szarmach. Rilancio nella metà campo polacca dove non ci sono azzurri. Ostafinski. Riparte l'azione polacca con Szymanowski, Deina, ricominciano da capo i polacchi dalla parte opposta, prima con Ostafinski, poi con Wawrowski, Bula, Gadocha, Wawrowski, quale pensa di concludere da solo ma mette nettamente a lato. Il terzino Wawrowski, terzino d'ala sinistro con il numero 4, ha portato avanti un ottimo pallone, poi ha concluso da posizione molto angolata mancando il bersaglio. Era il decimo minuto del primo tempo, punteggio 0-0. Anastasi di testa, Pulici, Benetti si inserisce fra i due, scambio al volo Benetti-Anastasi. Sul secondo passaggio di ritorno di Benetti si è intromesso bene Szymanowski, galvanizzato dalla fascia di capitano che porta oggi, è la sua 50ª partita in nazionale, esce Zoff, è troppo lunga la palla per lui, lato, Bellugi passa indietro a Zoff, un pallone molto insidioso, Zoff si deve gettare per parare il passaggio di Bellugi. Benetti e Antonioni, Benetti Cucureddu,
debutto in maglia azzurra oggi di Cucureddu allo stadio di Varsavia. Causio, il lancio di Causio sulla destra, Gentile controlla la palla, servizio indietro ancora per Cucureddu che gli è andato incontro, Pulici non riesce a trovare il tempo per controllare la palla, Pulici è intervenuto con bella scelta di tempo, Smuda gli ha tolto la palla e i polacchi costruiscono ancora con Deina un'azione offensiva. Deina sulla destra dove è sempre libero Szymanowski, il terzino capitano. Servizio al centro ancora per Deina, entra Benetti, gli toglie la palla ma riprende Bula. Ostafinski, il lancio di Ostafinski troppo alto per Pulici, viene lasciato andare da Bula e viene controllato da Wawrowski, respinge molto pulito Facchetti al limite dell'area, centrocampo che è il vertice dove partono tutte le azioni offensive, in quanto la nostra squadra è in questa fase tutta raccolta nella nostra metà campo. Scatto di Jarmak che era controllato da Bellugi, Facchetti alle sue spalle riprende la palla, Gentile la rimette al centro, tenta di scattare Anastasi ma interviene d'anticipo Ostafinski, il suo lungo lancio trova addirittura in fuorigioco Lato e quindi c'è il calcio di punizione in nostro favore per il fuorigioco dell'avversario. Si gioca in una giornata molto fredda, anche se la temperatura non era quella polare che poteva attendersi. È stato messo a terra Antognoni da parte di Bula, Antognoni ha accennato un gesto di reazione, arriva l'arbitro a fare da pompiere fra i due, concede il calcio di punizione in nostro favore sugli sviluppi del quale vedete Cucureddu venire avanti, ha scambiato con Antognoni, mette in area la palla Antognoni, esce Tomaszewski anticipando il possibile intervento di Pulici, lungo rilancio verso Lato che è anticipato da Rocca, colpo di tacco di Rocca, però Lato ha compreso le intenzioni del nostro giocatore. Anche il secondo tackle è regolato da Lato, ma esce Bellugi molto bene dall'area, resiste a un paio di interventi irregolari di Lato che l'arbitro non fischia per il vantaggio e il rilancio arriva da parte di Causio ad Anastasi che non controlla la palla, rinviato Ostafinski, mette a terra la palla Kasperczak che lancia bene Gadocha. Facchetti lo ferma, la palla però rimane a Gadocha. Kasperczak, cambiano gioco i polacchi dalla parte opposta, finta di Bellugi che trae in inganno Jarmak e la palla se ne va sul fondo. Sono trascorsi 13 minuti di gioco nel corso del primo tempo, il punteggio è 0-0. Antognoni e Cucureddu costruiscono a centrocampo un'azione di contropiede, il lancio di Cucureddu è impreciso, il controllo di Anastasi, Szymanowski riprende e serve subito Deina che gli ritorna la palla, avanza Szymanowski, Lato, Szymanowski, Deina, fa partire un pallone Bula molto insidioso al centro della nostra area. Nessuno dei polacchi scatta, intervenuto Zoff, rilancio per Benetti. Antognoni. Si scontrano Szymanowski e Antognoni, la palla andrebbe in calcio d'angolo ma va ad impedirlo Smuda. Ostafinski è il libero dello schieramento difensivo polacco, l'appoggio è troppo avanzato verso Wawrowski che aveva effettuato una puntata in avanti più approfondita del solito, la palla va in fallo laterale per la nostra rimessa in gioco ed è trascorso così il primo quarto d'ora di gioco, il punteggio è 0-0, attacchi dei polacchi isolati, tentativi di contropiede dei nostri, non si possono nemmeno dire contropiedi, soltanto tentativi di alleggerimento. Uno di questi ha portato Pulici al limite dell'area di rigore avversaria, gli ha tolto la palla Smuda, è intervenuto Tomaszewski e questi è Deina.
l'appoggio di Deina al centro dove Smuda avanza, e lo stopper, tiro di Smuda che conclude male al lato il suo felice intervento in attacco. Nessuno lo contrastava, è giunto a un 10 metri dall'area di rigore, ha fatto partire un gran tiro molto alto però rispetto alla porta di Zoff. La Rocca a Cucureddu, va a terra Cucureddu sull'intervento di Jarmak e c'è il calcio di punizione fischiato con un po' di ritardo dall'arbitro Schiller. Calcio di punizione che viene affidato a Facchetti, parabola di Facchetti verso Pulici che controlla con il petto, ha scambiato con Benetti, Benetti con una finta si è liberato di Deina, ancora Benetti, una serie di finte, riesce a mettere al centro un bel pallone, troppo in profondità per Anastasi ed anche per Causio che dalla parte opposta stava sopravvenendo, ha liberato quindi Vavrovski. Bula, ecco il lancio per lato, lato e Rocca, cross di lato, Bellugi ha anticipato di un soffio, molto bene Jarmak. Anastasi tenta un attacco sulla sinistra, glielo impedisce Szymanowski, tocca per ultimo Anastasi, la rimessa in gioco è polacca, l'ha effettuata Szymanowski. Smuda, Bula, malinteso con Kasperczak, ne approfitta Benetti, il lancio è verso Pulici che è l'unico nostro giocatore in avanti, il colpo di testa di Ostafinski e poi il rinvio di Smuda interrompono questo tentativo di alleggerimento dei nostri. Deina fa partire un bel lancio verso Vavrovski che è partito bene, Facchetti gli va a chiudere la strada e poi Gentile in scivolata evita che tiri Gadocha da un 3 metri entro l'area di rigore. Ottimo l'intervento di Antognoni che ha anticipato Deina, porta la palla nella metà campo avversaria, il lancio per Anastasi, Anastasi in area, tiro, tenta il pallonetto Anastasi, controlla male la palla e alza sopra la porta di Tomaszewski. È il primo pallone pericoloso che i nostri costruiscono contro la porta polacca, suggerimento interessante di Antognoni nei confronti di Anastasi, il quale è scattato bene in area, ha tentato il pallonetto sull'uscita di Tomaszewski ma ha superato anche la traversa. Il colpo di testa di Gentile, il passaggio di Causio a Cucureddu che si inserisce bene, Anastasi tocca indietro, Cucureddu non aveva seguito l'azione, torna la palla ai polacchi però sul rinvio riprende ancora Causio che parte da molto lontano. Antognoni, Benetti, tiro di Benetti che costringe Tomaszewski a una difficilissima parata in calcio d'angolo. Due belle occasioni al 18° minuto e al 19° per la squadra italiana. Un tiro di Anastasi a porta vuota, alto sulla traversa, e adesso un gran tiro di Benetti a sorpresa che è stato parato, vedete, da Tomaszewski, il quale ha sfruttato la sua lunghezza per andare a deviare il bolide di Benetti. Calcio d'angolo battuto da Causio, colpo di testa di Anastasi alto sulla traversa. Polacchi hanno portato la palla fino a metà campo con Bula, poi Deina molto arretrato serve in area il colpo di testa di Gentile, poi quello di Rocca, poi quello di Anastasi, Cucureddu, Causio, ancora Causio, aveva superato due uomini Causio, il terzo è sopravvenuto alle sue spalle, si trattava di Bula, gli ha messo la palla al lato, adesso Causio riceve una carica da parte di Vavrovski e c'è un calcio di punizione in favore della squadra azzurra.
giochiamo da 21 minuti, il punteggio è 0-0. Cucureddu, rinvio di Anastasi, rinvio su Anastasi di Smuda, riprende Cucureddu, distinto, ma la palla va in palo laterale vicino alla bandierina. La rimessa in gioco di Wawrowski a Tomaszewski, che poco fa, un minuto e mezzo fa, ha salvato la propria rete da un tiro di Benetti, che è stato il primo tiro a rete delle due squadre nello specchio della porta. Il colpo di testa è stato di Bellugi da parte della nostra difesa. Antognoni, perde la palla Antognoni, la recupera di forza Benetti, la porta nella metà campo avversaria. Benetti attaccato da lato, ha perduto la palla, lato ha caricato Benetti, tra i due c'è uno scambio di invettive, c'è un po' di elettricità in campo, molto nervosi i giocatori polacchi che, ripeto, in questa partita giocano le loro ultime speranze di qualificazione ai danni dell'Olanda. Cambia gioco Wawrowski, servendo inavvertitamente Anastasi, che scatta in contropiede, lo ferma Smuda. Pula, Zarmak, Pacchetti ha interrotto l'azione, riprende Wawrowski, Kasperczak, Deina, tiro di Deina, parata di Zoff, la palla è rimbalzata davanti al nostro portiere, l'ha presa in due tempi. Pacchetti a Benetti, fermato da Bula, poi Kasperczak, il lancio è verso Gadocha, Deina, allontanato Bellucci su Jarma, che poi è Pulici in posizione difensiva che inizia questo contropiede con Cucureddu. Ancora Pulici, scatta Pulici sulla sinistra, controllato da Ostafinski. Ostafinski mette fuori, la rimessa in gioco di Pulici verso Cucureddu. Cross di Cucureddu. Causio controlla bene la palla. Anastasi, ancora Causio, ancora Anastasi. Poi tiro di Benetti. Fuori, molto forte, ma fuori il tiro di Benetti. Avete visto Causio e Anastasi dialogare in uno spazio molto ristretto. Poi sulla corta respinta della difesa polacca ha tentato ancora la conclusione Benetti, mettendo sul fondo. Sono stati giocati 24 minuti del primo tempo, il punteggio è 0-0. Szymanowski si libera bene di Pulici e Anastasi, ora anche di Benetti, mette al centro un pericoloso pallone, il colpo di testa è stato di Bellugi. Gadocha, nuovo cross in area di Gadocha e nuovo colpo di testa che spazza di Bellugi. Poi è Deina e questa volta respinge Facchetti, riprende Pulici, ancora Facchetti, fallo di Jarmak su Facchetti, calcio di punizione in nostro favore. Ha battuto la punizione Facchetti, il colpo di testa di Smuda. Antognoni, tiro di Antognoni, Pulici ha tentato di controllare il pallone sulla respinta di Szymanowski dopo il tiro di Antognoni, Pulici, la palla gli è sfuggita ma l'azione prosegue con Causio e tenta di servire Pulici, intercetta con una buona uscita Tomaszewski e rinvia. Deina, fermato da Antognoni, ha servito Kasperczak, viene in avanti adesso Ostafinski, sul lancio in area di Ostafinski, lato, anzi Gadocha ha spinto Gentile che è terminato a terra ma la palla tra le braccia di Zoff. Causio,
serve bene Facchetti che si inserisce in questa azione offensiva lanciando Pulici, controlla Pulici, Anastasi, va a terra Anastasi sull'intervento di Smuda, ripartono i polacchi con Gadoka, va a terra Gentile, l'arbitro ha fischiato la punizione ai polacchi che l'hanno subito battuta, Gentile ferma Gadoka mettendo a lato. Simanowski, tiro cross di Simanowski, c'è stata una deviazione involontaria di Facchetti ma Zoff l'ha vista in tempo, ha parato al centro della sua porta ed ora riavanza Causio, deviazione di Wawrowski in palo laterale, rimessa in gioco ancora di Causio. Benetti, Cucureddu retrocede, Antonioni riserve Benetti in posizione di ala, prosegue verso Causio, una discreta azione offensiva dei nostri. Antonioni, è corto il cross di Antonioni che era stato attaccato da Bula ed ecco che riparte la Polonia con molta volontà ma portando molto la palla. Smuda che poi si ferma lasciando proseguire Bula, Gadoka seguito come un'ombra da Gentile, spiove il cross di Gadoka, Deina va a terra, fallo di mano di Kasperczak, fallo di mano, il gioco è fermo, fallo di mano, anzi no, l'arbitro non ha visto il fallo di mano di Kasperczak ma ha visto il fuorigioco in cui era rimasto Deina dopo essere stato attaccato nella occasione precedente. Sono molte proteste da parte del pubblico che reclama per il calcio di rigore, abbiamo avuto l'impressione che Deina, solo davanti a Zoff, sull'attacco portatogli dai nostri difensori abbia un po' esagerato nel cadere a terra. Kasperczak ha messo a terra Rocca, calcio di punizione in favore della squadra italiana. E c'è un richiamo dell'arbitro Schiller a Rocca che aveva accennato a un gesto di reazione. Vedete la nostra panchina con Berzot e Bernardini, la delegazione della federazione italiana è guidata dal presidente Franchi, da Borgogno, perde la palla Causio con un intervento irregolare di Wawrowski e c'è un calcio di punizione in favore della nostra squadra con Wawrowski che va a chiedere cavallerescamente scusa a Causio. Abbiamo visto un bel tiro prima di Kasperczak con palla che aveva colpito la traversa ma era stato scoccato a gioco fermo per il fuorigioco che l'arbitro aveva notato di Deina, rimasto a sua volta a terra nell'azione precedente sull'attacco dei nostri difensori. Simanowski, Facchetti di testa gli ferma il cross, Benetti lo mette a terra, poi rinvia ancora Benetti su Deina, lato, Deina, Kasperczak ha portato via la palla da una mischia e ripartono i polacchi dalla loro linea centrale. Ostafinski verso destra, Zarmak, servito a sorpresa a Simanowski, Zarmak ha messo al centro un pallone, perde la palla Benetti, la riprende Deina, tiro di Deina a lato. Sta giocando bene, una partita di riabilitazione quella di Deina, al quale erano stati tolti i gradi di capitano per la nota infrazione contro un arbitro e poi era stato sostituito nel finale della partita di Amsterdam.
Gadocha, in fallo laterale ha messo Gentile. Rimesso in gioco di Bula, colpo di testa di Gentile, ancora Bula in posizione di ala, va fuori la palla e Gentile la rimette in gioco per Causio. È trascorsa la mezz'ora del primo tempo col punteggio di 0-0. Antonioni con un bel colpo di testa anticipa Wawrowski ma mette poi in faro laterale. Muda, colpo di testa di Rocca, retrocede anche Pulici in questa occasione, gli toglie la palla Gadocha, ora su Gadocha c'è Pulici, Gadocha riesce a mettere la palla al centro, colpo di testa di Zarma che allunga di poco la traiettoria per il tiro finale, la palla va fuori, reclamano dopo il colpo di testa di Zarma il calcio d'angolo i polacchi perché nel tiro conclusivo la palla dovrebbe essere stata sfiorata dai nostri giocatori, il guardaline non è di questo parere, rimessa in gioco da parte della nostra difesa. Palleggio di Antonioni, Szymanowski rinvia su Pulici, un bel colpo di tacco di Pulici e un attacco di Benetti, Pulici, tiro di Pulici, parata di Szymanowski sul tiro non difficile di Pulici, mentre è a terra un giocatore polacco, si è scontrato con Pulici. Trattava di Kasperczak, che riprende il suo posto. Kasperczak si è avvicinato a Pulici e gli ha fatto cenno che era stato colpito da una gomitata, ma con molto garbo Pulici ha cercato di spiegargli che non si trattava di una gomitata ma di uno scontro in cui il polacco era stato colpito dalla spalla di Pulici. Comunque i due si sono serenamente riconciliati. Bel dribbling di Antonioni, perde la palla circondato da tre avversari, poi la toglie a Kasperczak commettendo però fallo, calcio di punizione in favore dei polacchi. Sempre su Kasperczak è stato commesso il fallo, questa volta da parte di Antonioni, battono la punizione i polacchi, Antonioni la colpisce, Zarmak cerca lo spazio per il tiro, cerca di toglierglielo Benetti, mischia furibonda, tiro di Deina con palla alta sulla traversa, mentre Deina e Benetti accendono una discussione placata dall'arbitro. Fallo di Szymanowski su Pulici, calcio di punizione in favore della squadra italiana, 10 minuti alla fine del primo tempo. Benetti verso Anastasi sul quale entra Zarmak, il lancio è verso lato, ha girato molto bene da Rocca, Facchetti che rimette al centro, Pulici controlla il pallone, Benetti
si inserisce subito sulla sinistra. Il lancio di Benetti è verso Cucureddu, che si era inserito bene, ma la parabola è leggermente corta. All'inviato Wawrowski. Ancora Wawrowski, si scontra con Cucureddu, alla meglio il polacco che resiste col cross al centro. Su Rocca entra, probabilmente in gioco pericoloso, Jarmak. Deviazione molto pericolosa, non più di 4-5 metri da Zoff, la deviazione però diventa centrale, Zoff la para e rinvia. Kasperczak, Zimanowski, sull'intervento di Antognoni va fuori la palla, ha toccato per ultimo il polacco e la rimessa in gioco è degli italiani. Antognoni, scambiato la palla con Rocca, mette al centro la palla Rocca, deve intervenire Gentile per evitare che se ne impossessi Gadoja, poi sul tentativo di scatto in posizione centrale di Pulici è intervenuta la difesa polacca. Kasperczak aveva superato Benetti ma non riesce a effettuare il cross prima della linea di fondo. Rimessa in gioco dai nostri. Mancano 8 minuti alla fine del primo tempo. Punteggio è 0-0. Facchetti ha ricevuto da Zoff. Anastasi ora è in posizione di ala sinistra. Bellugi che si libera subito della palla lanciando Pulici che in questa fase è centravanti, il lancio però non è perfetto. Ostafinski rilancia sulla sinistra dove c'è Wawrowski rincorso da Causio. Wawrowski in area, Gentile rimette fuori, Causio evita il fallo laterale, rilancio con Gentile, molto ordinato il disimpegno della nostra difesa, Facchetti che lascia ad Antognoni. Perde la palla Antognoni, attaccato da Bula, il quale Bula rilancia subito dalla parte opposta, Lato e Rocca. Zimanowski in area, Deina, tiro di Deina smorzato da Facchetti, parato poi da Zoff. Causio, Pulici, Benetti, efficaci questi inserimenti di Benetti in posizione di ala sinistra, ancora Benetti, tiro cross di Benetti con palla che va alta sulla traversa. Fino a questo momento Benetti è stato il tiratore più pericoloso della squadra italiana, il migliore dei polacchi potrebbe essere indicato in Zimanowski. Da qualche minuto la nostra linea d'attacco ha spostato Anastasi a sinistra e ha messo al centro Pulici. Interviene Facchetti e mette fuori dopo che la palla era risultata troppo alta per il tentativo di colpo di testa di Bellugi. Rimessa in gioco di Kasperczak, Deina, Jarmak fermato da Antognoni. Il rilancio però è corto e Deina può riprendere la palla e riniziare di nuovo l'azione. Bula. Colpo di testa di Bellugi, tiro di Deina, alto sulla traversa. Il tiro di Deina a poco più di 5 minuti dalla fine del primo tempo con il punteggio di 0-0. Grande partenza dei polacchi come previsto con i nostri giocatori tutti stretti nella nostra metà campo. Poi però verso la mezz'ora in un paio di contropiedi ci sono state due occasioni per i nostri sul bel lancio di Antognoni, un pallonetto di Anastasi e poi un tiro di Benetti. Bellissima l'azione dei polacchi in questa occasione, conclusa con un tiro al volo di Wawrowski, il terzino che rappresenta la conclusione più pericolosa
contro la nostra porta. Vi dicevo che dopo quei due contropiedi, con il pallonetto di Anastasi alto sulla traversa e il gran tiro di Benetti parato da Tomaszewski, la squadra polacca ha un pochino evitato di spingersi tutta in avanti, impostando più un gioco di centrocampo. Ora c'è stato un fallaccio su Anastasi da parte di Smuda. Anastasi è a terra e Smuda, libero da marcature, avanza fino alla nostra rigore, poi tira sul fondo. Ecco Smuda che rientra con Anastasi che è rimasto a terra. Incidente ad Anastasi al 4 minuti dalla fine del primo tempo. Schiller autorizza l'ingresso in campo dei nostri massaggiatori, poi ci ripensa, nega questa autorizzazione. Tre soldi e della casa riprendono con il professor Vecchiet, che si era mosso il loro posto sulla panchina. Anastasi si rialza zoppicando e la palla viene rimessa in gioco dalla nostra difesa. Era terminata fuori, ripetiamo, sul tiro di Smuda. Benetti, l'ultimo tocco non gli riesce, respinta la palla da Smuda, va fuori, la rimessa in gioco di Antognoni. Cucureddu ritorna la palla ad Antognoni, ancora Antognoni, Benetti, ancora Antognoni, piove la palla in area, colpo di testa di Ostafinski, ferma ancora Benetti, non accoglie Pulici. E Szymanowski ha offerto questo pallone per il disimpegno a Smuda, che preferisce a sua volta affidarlo a Tomaszewski. Tranne nella primissima fase iniziale, quando si è contratta al limite della nostra area per contenere la partenza dei polacchi, la squadra azzurra ha disputato un primo tempo assai dignitoso, impedendo la manovra di centrocampo ai polacchi e partendo con pericolosissimi contropiedi. Ora però c'è stata un'azione molto bella dei polacchi con cross di Bula dalla sinistra, che stava per essere sfruttato da Jarmak, che è stato anticipato da Bellucci con un coraggiosissimo intervento che ha rischiato l'autogol ma ha mandato la palla alta sulla traversa. Quindi calcio d'angolo per i polacchi, è il terzo. Pacchetti mette fuori area, Wawrowski, tiro di Wawrowski deviato e Antognoni allontana definitivamente. Tenta l'attacco Causio, Smuda l'ha portata oltre la linea bianca, la rimessa in gioco quindi è in nostro favore. Causio lascia a Cucureddu. Ecco il nostro esordiente a rimettere in gioco per Antognoni, che arriva dalle retrovie. Cucureddu si era liberato sulla destra e invece ha ripreso Gadocha, commettendo forse fallo di mano. Il lancio a Jarmak, intervento di Bellucci, in fallo laterale, rimessa in gioco di Bula. Deina, è l'ultimo minuto del primo tempo e il lancio conclusivo di Ostafinski in una zona vuota fa terminare la palla sul fondo. Il lancio di Pulici ad Anastasi, anticipato da Ostafinski, è un po' troppo corto il passaggio indietro di Ostafinski a Tomaszewski, ma è anche fuori dalla portata di Anastasi. Bula. Una deviazione di Deina che tenta di lanciare Jarmak, che finisce invece per metterlo fuori causa, perché Jarmak si stava spostando sulla destra proprio mentre Deina gli ha lanciato la palla a sinistra. Bula, il lancio di Bula ed è anche la fine del primo tempo.
un primo tempo che termina sul punteggio di 0-0. Ed ecco le immagini del secondo tempo, con l'Italia adesso alla sinistra dei nostri teleschermi. Scende quasi l'oscurità sullo stadio di Varsavia quando inizia la seconda parte della gara. Dopo la sgroppata iniziale di Wawrowski, ecco il contropiede portato da Pulici, Antognoni, Cucureddu, Gentile. Benetti, il cross di Benetti parato da Tomaszewski, comunque era fuori dalla portata di Antognoni che si era liberato in area. Vediamo avanzare Bula. Che rimette la palla però indietro a Smuda, questi ancora ad Ostafinski. Eccoli i polacchi oltre la metà campo, spiove la palla di Ostafinski, controllata di testa da Antognoni. Poi è stato attaccato Pulici, che perde ancora la palla per l'attacco di Wawrowski. Bula fa spiovere la palla in area, rinvio perentorio di Causio, riprende però Bula, Deina, parata di Zoff sul tiro di Jarmak, scoccato da destra. Ha aperto molto bene Deina per Jarmak che veniva da destra, il tiro è stato parato bene da Zoff ed ora è di Anastasi che vola sulla sinistra, ecco il cross per Pulici, Ostafinski l'ha fermato, tiro di Antognoni molto forte ma palla anche molto alta. Bella azione da parte delle punte Anastasi e Pulici, appoggiate in fase conclusiva anche da Antognoni che era arrivato dalle retrovie. Sgroppata di Anastasi, veloce sulla sinistra, il suo cross fermato sul rinvio corto della difesa, tiro al volo di Antognoni, alto sulla traversa. Sono proprio queste sgroppate di contropiede, questi alleggerimenti che consigliano ai polacchi di non spingersi tutti in avanti come avevano fatto nei primi 20 minuti. Colpo di testa di Gentile, poi di Cucureddu, riprende ancora Ostafinski. Lato, ha rinviato Facchetti, colpo di testa di Smuda, riprende però Anastasi. Fallo di Smuda su Anastasi che stava dirigendosi verso l'area di rigore avversaria attraverso un centrocampo tutto sguarnito, calcio di punizione fischiato da Schiller, e l'arbitro austriaco che dirige la gara davanti a 100.000 spettatori. Ha battuto Facchetti, colpo di testa di Szymanowski, Kasperczak, Deina, in profondità Deina, scatta lato, si porta la palla però troppo lateralmente e non riesce a concludere. Velocissimo lato, attaccato da Bellugi e Rocca, si è spostato lateralmente per tentare il tiro, ma si è allungato anche la palla di quel tanto che non gli ha permesso di raggiungerla prima del fondo. Sul rinvio di Zoff controlla la palla Pulici, il lancio ad Anastasi, scatta anche Szymanowski, Anastasi lo spinge alle spalle, giusto l'intervento dell'arbitro, calcio di punizione in favore dei polacchi. Ecco Szymanowski, l'ha battuto per Tomaszewski che mette in azione Wawrowski dalla parte opposta. Pula, Szymanowski,
anticipo volante di Antognoni che poi riceve da Anastasi, va a terra Antognoni, non rilevato il fallo, e allora dalla parte opposta Wawrowski, Gadocha, rinvio di Gentile ma già oltre la linea del fallo, rimessa in gioco di Gadocha. Il colpo di testa è stato di Facchetti, poi in acrobazia ha rinviato Gentile ma in faro laterale. Rimessa in gioco di Wawrowski, Zarmak attaccato da Bellugi, apre sulla destra dove c'è Szymanowski, tiro di Szymanowski che cerca la possibile deviazione di Zarmak, troppo lungo il cross e palla sul fondo. Rinvio di Zoff e ancora il colpo di testa di Reina, rinvio di Bellugi, riprende Antognoni, Gentile che perde la palla, la riconquista Gadocha, commette fallo Gentile, colpo di testa di Rocca, la palla era diretta per l'ala lato, Antognoni, Cucureddu. È troppo in profondità il passaggio di ritorno ad Antognoni, ha liberato quindi Ostafinski, rilancio di Bula, attacco di Deina che va via in posizione di ala sinistra, cross è arretrato, Gadocha, fallo laterale, al momento del cross già Gadocha aveva nettamente superato la linea bianca. È intervenuto il guardalinea a farlo rilevare all'arbitro Schiller, rimessa in gioco per gli azzurri al settimo minuto del secondo tempo. Gentile per Causio. Antognoni. Rocca. Rocca, attaccato da Bula, preferisce far intervenire Zoff. Antognoni, attacco di Anastasi che tenta il tiro da molto lontano, Anastasi, pallone al lato, comunque controllato attentamente da Tomaszewski. Il tiro di Anastasi è stato scoccato dopo 8 minuti del secondo tempo con il punteggio sullo 0-0. Il lancio di Bula, Wawrowski, Gadocha fa proseguire ancora il pallone al centro, colpo di testa di Facchetti, poi allontana Bellugi, Pulici, rovesciata di Pulici a favore di Anastasi che controlla bene su Smuda, poi tenta l'attacco ma si porta la palla oltre la linea bianca, rimessa in gioco per i polacchi. Noterete che la partita è calata di ritmo nel secondo tempo, soprattutto per quanto riguarda i polacchi che sono loro a dover attaccare. Causio, Cucureddu, il lancio al centro per Gentile, anticipato Gentile da Kasperczak, Bula lancia sulla destra dove c'è adesso Lato, interviene Szymanowski, Zarmak, Bellugi ferma Zarmak e allontana sul tentativo di recupero ancora di Gadocha. Benetti fa tutto da solo sulla sinistra finché non interviene il libero Ostafinski e mette fuori. Ecco la rimessa in gioco di Benetti a Pulici. Su Pulici era stato commesso fallo, quindi non si tratta di una rimessa in gioco come già aveva fatto Pulici, ma no, l'arbitro ha fatto effettuare la rimessa da una posizione diversa da quella precedente.
intercetta Bula, un pallone destinato ad Anastasi, Anastasi cerca di ostacolarlo, Bula riprende, servizio in dietro per Kasperczak, il cross allontana Bellugi prima dell'arrivo di Jarmak, poi il colpo di testa di Cucurettu, ha ripreso Wawrowski, Antognoni, ma il gioco è fermo perché Benetti aveva commesso fallo su Gadoka. Calcio di punizione in favore della squadra polacca e sono passati 11 minuti del secondo tempo. Il passaggio di Deina a Kasperczak, ribatte Gentile il tiro e Cucurettu viene in posizione della destra su appoggio di Causio. Causio va a terra, Causio su intervento irregolare commesso da Wawrowski. Calcio di punizione in favore della squadra italiana. Toccato verso Causio, il pallone da Cucurettu, alza la palla in area Causio, Antognoni la controlla, la rimette al centro, deviazione all'ultimo momento di Deina a pochi metri dalla sua linea del gol e calcio d'angolo in nostro favore. È il primo calcio d'angolo del secondo tempo, il conto dei corner è 3-2 in favore della Polonia. Antognoni che ha scambiato, bel dribbling di Antognoni, bel suo cross, colpo di testa di Pulici che colpisce la palla contemporaneamente Asmuda e va sul fondo. Sembrava calcio d'angolo perché il colpo di testa di Pulici aveva carambolato su Asmuda, lo rivediamo adesso, ecco il cross di Antognoni, vedete che salta Pulici, no, Asmuda aveva appena appena sfiorato la palla, l'ha toccata Pulici e l'ha messa sul fondo. Riprende Cucurettu, apertura verso Pulici, deve fare tutto da sé Pulici perché non ci sono compagni ad aiutarlo, eccolo che è arrivato Causio. Tenta il tiro Cucurettu, anticipato in scivolata. Rinvio di Rocca. Causio. Anastasi. Pulici sul tiro cross di Anastasi in scivolata, arriva con un attimo di ritardo e manca la più favorevole occasione della gara sui due schieramenti fino a questo momento. Vedete il tiro cross di Anastasi, l'arrivo di Pulici che fa quello che può in scivolata con l'esterno del piede destro, tocca la palla e la mette sul fondo. Attacco dei polacchi di Kasperczak, Gadoka mette la palla al centro, Gula lato, libera Rocca, il quale si è sfrattonato con Lato. Fermo il gioco, ci sarà un calcio di punizione in nostro favore, mentre dalle panchine viene richiamata l'attenzione dell'arbitro. Sta per entrare in campo Bettega. Bettega sta soltanto scaldandosi, mentre per il momento i polacchi mandano in campo Marx al posto di Gadoka. Bettega ancora non viene mandato in campo. Allora è entrato Marx tra i polacchi, ma poi all'ultimo momento è uscito Bula.
È uscito Bula quindi fra i polacchi ed è entrato Mark. Antonioni avanza dopo la triangolazione con Anastasi. Causio, tiro di Causio alto, bello e teso il tiro di Causio, scoccato forse con un attimo di precipitazione, è passato un mezzo metro alto sulla traversa. Siamo 0-0 ed è passato un quarto d'ora del secondo tempo. Bettega sta ancora scaldandosi davanti alla nostra panchina, mentre Zivanovski ha offerto la palla a Kasperczak. Anticipo di Gentile su Gadocha. Ostafinski accorre Facchetti sulla palla che non avevano colpito né Bula né Kasperczak né Cucureddu. Rinvio di Rocca al limite dell'area. Benetti. Antonioni, Anastasi alla sinistra, Anastasi, servizio a Causio, arretrato Antonioni, malinteso tra i nostri, libera con facilità Gadocha in posizione arretrata, poi c'è un anticipo di Cucureddu sul nuovo entrato Marx. Cucureddu ha preso in consegna Marx, così come controllava Bula. Ferma la palla Benetti con un po' di difficoltà, gliel'ha tolta Deina, servizio di Deina, anticipo molto bello di Bellugi sul pallone che ormai aveva raggiunto il libero Zarmak. Rilancio di Ostafinski, Zimanovski, colpo di testa di Causio in area, Deina ha lanciato sulla destra Zimanovski, arriva Benetti, resiste all'intervento dell'avversario Benetti e Antonioni lancia sulla sinistra, il rimpallo gli è favorevole ma perde la palla sul successivo attacco da parte di Wawrowski. Gadocha, Wawrowski, Szmuda, Ostafinski, Kasperczak, Zimanowski, su Zimanowski c'è Anastasi. Zivanovski fa partire un cross corto che allunga lontano Benetti, ma non ci sono nostri giocatori all'altezza della metà campo. Intanto vediamo che Bettega ha indossato di nuovo la tuta e si è riseduto in panchina. Questo bel dribbling è di Deina. Il cross al volo di Zarma che è scoccato già oltre la linea di fondo, lo tocca Zoff, ma la palla ovviamente non è in calcio d'angolo ma sul fondo perché Zarmak al volo aveva effettuato il bel tiro sul cross di Deina già oltre il fondo. Ecco Bettega che torna a svestirsi ed è pronto ad entrare in campo. Mentre attacca Szmuda. L'apertura di Deina dalla parte opposta porta in avanti Wawrowski. Il cross di Wawrowski, la finta di Deina. Trae in inganno i suoi compagni, così come i nostri, e allontana Bellugi. Ecco, avete visto Bettega che sta scaldandosi proprio vicino alla metà campo. Mentre intanto viene in avanti Gadocha. Nuovo cross di Gadocha, allontana Facchetti. Poi Bellugi, perfeziona il rinvio. Muda. Bettega intanto sta per entrare in campo. Bella l'azione polacca che ha portato Zimanowski in area. Fermato Zimanowski, prosegue l'azione. Va a terra Gadocha. Sull'intervento di Gentile. Mentre nel tafferuglio è coinvolto anche Bellugi da parte nostra,
fallo su Gadoka e calcio di punizione in favore ovviamente della squadra polacca. Deina e Kasperczak sono sulla palla, finta, tiro di Deina, deviazione in calcio d'angolo della barriera. Il guardalinea sta cercando di richiamare l'attenzione dell'arbitro. Perché Bearzotte e Bernardini hanno deciso di far entrare Bettega. Vedremo chi sarà il sostituto. Ecco che il gioco ora è fermo, entra Bettega ed esce Anastasi. Intanto i polacchi hanno battuto il loro calcio d'angolo e c'è una deviazione di Ostapinski che dà l'impressione del gol e che manda la palla sull'esterno della rete. Ecco, vedete Ostapinski, la palla va sull'esterno della rete, tocca il palo di sostegno della rete, sembrava gol. L'urlo della folla ora lascia il posto a un mormorio di delusione. Proprio mentre Cucuretto apre sulla destra per Causio. Vanno a terra Causio e Wawrowski, l'arbitro ferma il gioco e concede un calcio di punizione alla squadra polacca. Battuto il quale da Wawrowski, ecco il pallone a seguire di Deina. Con fallo di mano di lato e calcio di punizione in favore della squadra italiana che si prepara a battere Facchetti. Colpo di testa di Antognoni favorisce questo inserimento di Causio che mette al centro un pallone, scatta Pulici ma Ostapinski lo aggira con questo passaggio indietro a Tomaszewski. E Szymanowski riporta ancora la palla in avanti. Ostapinski. Deviazione di Bellugi. Controlla la palla Szarmak. Scatta insieme con Rocca che lo anticipa in faro laterale. Rimessa in gioco di Wawrowski, lunghissimo il pallone per Deina. Deina attaccato da Antognoni, mantiene il possesso della palla, ancora Deina, foilato Kasperczak sul quale interviene Benetti in faro laterale. Cucureddu e poi Facchetti che devia di testa il cross che era riuscito a effettuare Kasperczak ma oltre la linea di fondo, quindi rimessa in gioco da parte di Zoff. E Causio che va incontro al pallone rimesso in gioco da Zoff. Causio ad Antognoni. Antognoni si è liberato bene di Kasperczak, poi serve Pulici che alza la palla in area. Colpo di testa di Ostapinski, di Benetti, Bettega, servizio per Benetti, tiro di Benetti sul fondo. Bettega è intervenuto nella prima sua azione dopo aver preso il posto di Anastasi. Ha offerto a Benetti il pallone per il tiro, avete visto Benetti ha tirato prontamente ma fuori della porta di Tomaszewski. Non sono frequenti i contropiedi della squadra italiana, però sono abbastanza efficaci. Interrompono comunque l'offensiva dei polacchi.
Ora è Zarmak che ha la palla, servito Kasperciak che al volo mette in area un pallone per Marx. Ha rinviato bene Bettega in posizione difensiva, aveva ripreso Pulici che commette fallo ai danni di Ostafinski. Battuta la punizione dai polacchi che serrano i tempi, un pareggio li metterebbe praticamente fuori definitivamente dal giro del campionato d'Europa. Tiro di Deina anticipato da Cucureddu, mentre rimane a terra Deina. Causio perde la palla, Causio rimasto a terra Deina, prosegue l'azione polacca con Gadocha, Szymanowski lato, attaccato subito da Rocca, poi da Antognoni. Antognoni gli ha tolto la palla e Rocca compie la sua prima vera azione offensiva della partita. Si era dedicato alla guardia di lato, giunto all'area di rigore cede ad Antognoni, questi a Gentile, va a terra Gentile su intervento di Smuda, calcio di punizione in favore degli azzurri, mentre il gioco si ferma per andare a vedere cosa è successo a Deina, ed è Facchetti il primo giocatore che va a soccorrere Deina. Ma Deina si rialza, riprende il suo posto e la partita riprenderà con il calcio di punizione in nostro favore per il fallo subito da Cucureddu. Causio a Bettega, fermato dall'arbitro in fuorigioco Bettega, ad ogni modo Tomaceschi gli aveva fermato il tiro. Ha subito in parte la nostra squadra gli attacchi avversari, però si è resa a sua volta pericolosa, ha tenuto insomma testa fino a quasi la mezz'ora del secondo tempo, molto degnamente ai favoriti polacchi. Segno che il nuovo indirizzo potrebbe offrire lo spiraglio per una soluzione dei tanti nostri problemi. Rinvio di Facchetti sulla triangolazione appena abbozzata fra Zarmak e Lato. Szymanowski, Ostafinski. Ostafinski e Zarmak solo davanti a Zoff perde l'occasione di passare in vantaggio, vedete, tira sull'attacco contemporaneo di Bellugi e Facchetti e mette sul fondo. Pula è andato a Lato, è andato a consolare Zarmak per l'errore commesso, mentre Gadocha batte il calcio d'angolo, colpisce la palla di testa Kasperciak e la mette sul fondo. E riprende il gioco con Bettega. Benetti. Antognoni che serve male. Deina aveva ripreso la palla. Facchetti è intervenuto bene di testa. Gentile. Il lancio a Pulici anticipato in scivolata da Ostafinski, ma riprende Bettega. Sbaglia Bettega, è corto il passaggio ad Antognoni, è intervenuto Deina che ora porta la palla verso la metà campo, deviazione di Benetti in faro laterale. È l'ultimo quarto d'ora, la partita si deciderà adesso, probabilmente sul riserve di fiato che le due squadre possono portare dopo un'ora e un quarto di gioco continuo, anche se non portato a livelli estremi di ritmo. Causio, Pulici, Bettega, va in avanti Benetti, ecco il lancio di Bettega a Benetti, limite dell'area, poi è Rocca che si è inserito in avanti mentre Benetti va all'altezza del disco dei rigori, il cross di Rocca è deviato da Ostafinski.
lato ed ora Kasperciak tenta di lanciare Šarmak, attaccato da Bellucci in due, poi in tre interventi, e Bellucci mette sul fondo e rimane a terra Bellucci, suo intervento di Šarmak. Fermato da Bellucci, Šarmak si è lasciato andare a un gesto riprovevole, ha colpito non con molta cattiveria ma decisamente il nostro stopper a terra, ma adesso si è rimesso Bellucci, e abbiamo visto Causio effettuare uno strano passaggio indietro a Zoff, mettendo un po' in difficoltà il suo compagno di squadra della Juventus, che è uscito prontamente ed è stato anche caricato da Marx. Batte la punizione Facchetti, anticipato da Bellucci, poi c'è da Pulici, poi c'è l'attacco di Antognoni, a sua volta fermato da Smuda. Deina verso lato, ecco il cross di lato, Gadoca al volo, Gadoca sul pallone teso e lunghissimo del suo compagno, riesce a colpire la palla ma la manda nettamente sul fondo. A centrocampo manovrava Benetti, adesso Bettega attaccato da Szymanowski, adesso ancora Benetti, fallo di Benetti su Szymanowski, calcio di punizione in favore della squadra polacca, battuto da Szymanowski stesso. Avanza Kasperciak, Szymanowski, anticipo di Gentile, poi Antognoni e Bettega che svolge la doppia azione di centrocampista arretrato e quando può di punta, ecco vedete adesso si era portato in avanti. È stato fermato da Kasperciak, sul quale invano ha tentato di intervenire Benetti, che non è riuscito a far altro che mettere in faro laterale. Libera Benetti sul tentativo di attacco di Deina, mentre i polacchi si preparano a mandare in campo anche un altro sostituto, e cioè Miecik. Mentre va a terra Šarmak in area, ma è andato a terra dopo avere a sua volta travolto Bellucci. Protestano un po' gli spettatori, ma sul campo i polacchi non hanno reclamato il rigore. Smuda, Szymanowski, ferma Benetti il cross rasoterra di Szymanowski, ma la palla torna proprio allo stesso terzino e capitano dei polacchi, questa volta affida ad Ostafinski questo passaggio che chiama sulla destra Marx, attaccato subito da Cucurettu che mette in faro laterale. Il gioco non riprende perché c'è questa seconda sostituzione, ecco entrare in campo Kmiecik ed esce Gadoca. Gadoca che era stato in forza fino all'ultimo se prender parte alla partita o no, ha giocato fino a 10 minuti dalla fine ed ora è entrato Kmiecik. Colpo di testa di Rocca, anticipo di Facchetti, tiro in scivolata di Šarmak e la palla sfiora il palo destro della porta di Zoff.
azione molto pericolosa dei polacchi a 10 minuti dalla fine. Antonioni riceve a centrocampo il lungo lancio di Zoff. Causio, Gentile, in area Gentile, il pallone è Pulici che lo devia, senza pericolosità però, verso la porta di Tomacetti. Lato, il lancio in profondità, Marx, fermato da Gentile. Ostafinski entra in area, tiro, parata di Zoff, ancora Zoff prima dell'arrivo di Pavrovski, parata di Zoff, vedete la palla gli sfugge, e ancora Zoff prima dell'arrivo di Pavrovski, ma il nostro portiere rimane leggermente contuso. Ecco le immagini di nuovo in diretta, ha ripreso il gioco dopo che è stato battuto un calcio di punizione per fallo sul portiere. Un fallo di Smuda ai danni di Pulici. Fallo di Smuda che già precedentemente ne aveva effettuati ed è ammonito Smuda. Ammonizione di Smuda a 8 minuti dalla fine, mentre è a terra Pulici. Si è rialzato Pulici ed ecco il calcio di punizione che sta per essere battuto da Gentile. Colpo di testa di Bettegal indietro su Benetti. Benetti. Toglie la palla a Benetti il nuovo entrato Kmiecik di forza. La porta in avanti Wawrowski. Deina se la fa togliere molto infantilmente da Antonioni, il quale però non riesce a effettuare il cross perché in scivolata è Jarmak, è la punta centrale della squadra polacca che in scivolata interviene e mette in calcio d'angolo. Il conto dei corner è di 5-3 per la Polonia, siamo 0-0 e mancano 7 minuti alla fine. Ha battuto Antonioni, nessuno va ad insidiare la sicura uscita di Tomaszewski, che fa proseguire ancora Wawrowski, mentre tutti i nostri retrocedono. Prima Bellugi, poi Causio avevano intercettato la palla, Matteina la riprende, la riporta in avanti. Kmiecik, lato. E Marx solo davanti a Zoff, aveva dato l'impressione del fuorigioco, Marx aveva ricevuto il pallone di Kmiecik, ma non era riuscito. Non era riuscito a deviare verso la porta anche per la bella uscita del nostro portiere. Ora c'è un fallo in gioco pericoloso di Bette che ha battuto il calcio di punizione per i polacchi, mancano 6 minuti. Rinvio di Gentile, rincorre la palla Pulici ma invano perché va in palo laterale. Rivengono avanti i polacchi, in questi ultimi 10 minuti i polacchi hanno attaccato con minore lucidità anche se ancora con rabbia. Fallo su Gentile da parte
di Marx e calcio di punizione in favore della squadra italiana. In ogni caso, indipendentemente dal risultato che potrà scaturire, la squadra italiana ha dato prova di buon carattere oggi in questa partita, proprio oggi che non interessava molto il risultato. Jarmak ferma Antonioni, mentre Jarmak interviene su Antonioni e lo colpisce mentre Antonioni è a terra. Fallaccio di Jarmak ai danni di Antonioni a terra. Antonioni a terra per un fallo di Jarmak. Antonioni fa cenno che non potrà riprendere il gioco e quindi entra con ogni probabilità Zaccarelli, ed è il secondo debutto in questa partita dopo quello di Cucurettu. È uscito fuori Antonioni e Zaccarelli prende il suo posto. Ripetiamo che Antonioni è stato colpito da Jarmak volontariamente mentre Antonioni era terminato a terra. Ecco Zaccarelli che ha toccato il primo pallone, Benetti indietro, Causio, scattano ancora i polacchi in avanti con Deina e Gentile restituisce, peccato, è una partita che è andata bene e adesso nel finale viene guastata. Gentile ha restituito lateralmente a Deina il pallo che Antonioni aveva ricevuto da Jarmak. Viene portato fuori campo. È Kasperczak. Ed ora i polacchi non possono fare intervenire un altro sostituto. Hanno già mandato i due sostituti. Devono giocare questi ultimi minuti in 10. È uscito Kasperczak, colpito da Gentile, il quale ha inteso così vendicare il fallo su Antonioni. Sulla palla è Deina e Marx. Tiro di Deina respinto dalla barriera, riprende Marx. Wawrowski ha fermato Bettega che allontana. Ostafinski. Kmicek, tiro di Kmicek alto sulla traversa, tiro centrale molto forte di Kmicek, è il secondo sostituto dei polacchi e la palla termina sul fondo.
Ecco, avete visto, Zoff non è intervenuto, il tiro era alto sulla traversa. Il tiro di Kmicek. Mentre il tempo regolamentare scade, si dovranno giocare dei secondi di recupero per i due incidenti del finale. Pettega colpisce di testa al centro, Causio indietro verso Gentile. L'apertura di Bettega è su Benetti, attacco di Benetti sulla sinistra, rincorso da lato, rimette al centro un pallone Benetti che è corto, Smuda lo ferma male ma lo ferma, ha toccato Szymanowski ed ecco il rilancio ancora di Ostafinski. Zarmak ed è Wawrowski lanciato sulla sinistra, cross di Wawrowski, colpo di testa di Zarmak, poi di Rocca, ancora di Rocca, tiro finale di Kmicek, deviato in calcio d'angolo da Zoff. Ecco, avete visto il tiro di Kmicek, deviato in calcio d'angolo da Zoff. Battuto il calcio d'angolo, rilancia molto forte fuori area Zaccarelli ed è il fischio finale dell'arbitro Schiller. La partita Polonia-Italia a Varsavia è terminata quindi con il punteggio di 0-0. Grazie a tutti.